ONG Radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Sala Consilina. Salve a tutti ragazzi, oggi siamo qui in un nuovo podcast abbastanza particolare. Oggi siamo qui con io, che sono Chiara e Basta, poi Marica la Iena e Francesca con la K. Ma in realtà oggi abbiamo anche un ospite particolare che è Michelangelo Breglia. Grazie, grazie. Ciao Michelangelo, come benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Grazie per avermi ospitato oggi qui alla Segna Verdi e sono molto contento di registrare questo podcast con voi. Solo perché ci sono io, vero? Sì, certo. Anche non so neanche come mi chiamo, però vabbè. Va bene, presentati. Vabbè, si chiama Michelangelo Breglia, appunto, già l'ha detto. Perché sei qui appunto? Sono qui per parlare della mia esperienza con il canto lirico, che ormai, insomma, posso dire, studio da 4 anni, ecco. E se voglio parlare della mia esperienza, cioè, diciamo, partendo dall'inizio, devo dire che la scoperta della mia voce è stata veramente una cosa fortuita, insomma, per caso. Casuale, va? Sì, casuale, ecco, hai detto bene. E proprio perché io cantando, diciamo, insieme a qualche video, cioè qualche cantante su YouTube, insomma, con qualche video, diciamo, mi sono ritrovato poi a scoprire questa voce. Ecco, diciamo, c'è anche, di solito si dice che i cantanti lirici, diciamo, cantano, oppure un cantante per scoprire la sua voce se ne accorge sotto la doccia, ma diciamo che anche quello. Però comunque poi, scoprendo, diciamo, la mia voce, ho deciso di studiare e di proseguire il mio percorso, ecco, che ormai faccio da 4 anni. Beh, comunque sei uno dei pochi ragazzi che conosco, soprattutto nel ballo, che ascolta la lirica, perché di solito chi ascolta la trap, il rap, sei unico, bravo. Grazie. Comunque, questo, sì, su questo qui hai veramente ragione, proprio perché partiamo dal fatto, diciamo che la musica è una cosa soggettiva, quindi ovviamente qualitativamente può essere oggettiva, però soggettivamente, insomma, può interessare non tutte le persone. Ovviamente ci sono stili diversi e quindi ognuno si può appassionare a un determinato stile. Però quello che purtroppo i ragazzi di oggi non... cioè, anch'io sono un ragazzo, non è che... Ovviamente alcuni non sanno l'esistenza della musica classica, oppure anche se la sanno non ne hanno mai ascoltata. Proprio perché, diciamo, non viene pubblicizzata, cioè nel senso, a parte qualche, non lo so, qualche serata della Scala a Milano, non lo so, viene fatta su Rai 1, su Rai 2, insomma, questi canali, ma ad esempio anche per radio, ecco, i vostri colleghi non colleghi sì, e non, cioè, non passa mai per radio, ad esempio. Diciamo, cioè, che la musica classica, la musica lirica, viene considerata un po' noiosa. Sì, su questo qui c'è da fare un appunto, cioè nel senso, una, come ho già detto, la musica è una cosa soggettiva. Però un individuo perché ascolta musica? L'ascolta perché gli dà delle emozioni, gli reca dei sentimenti. Se la musica classica è definita noiosa, ma per chi non, cioè, non decide neanche di iniziare ad ascoltarla, ma se poi l'ascolta, ad esempio Il Sole Mio, no? Che è una canzone che conosciamo tutti, penso che almeno quasi tutti, insomma. Sì. Io la canto però da stonata. Dopo ce la fai ascoltare come la canto. Cioè, dopo però non registriamo perché la gente si emoziona, poi mi chiede gli autori. Vabbè, meglio che riparla, canta Michelangelo, sì, direi. Michela, dopo canti. Avevo un pezzettino, vi do un assaggio. No, comunque, e ad esempio Il Sole Mio, no? Comunque trasmette delle emozioni, soprattutto durante la parte centrale, quindi la parte, insomma, più corposa, e quindi non è che è definito noioso, cioè Il Sole Mio non lo definirei noioso. Ma così vale anche per la musica classica. Certo, di solito è stata additata come, insomma, una nicchia, cioè solo per una nicchia, e ovviamente non è così. Cioè, la musica, come tutta, sia quella pop, quella classica e soprattutto quella leggera, è destinata a tutti. Cioè, ovviamente sì, è molto più portata nei teatri, però noi abbiamo conosciuto molti, molti cantanti lirici importanti che l'hanno pubblicizzata, insomma, che l'hanno portata tra il popolo, come Pavarotti, possiamo vedere Placido Domingo e molti altri ancora. L'ultimo è ancora, che continua, è Bocelli, Il Volo. Quindi ce ne sono veramente un sacco. Michelangelo, scusami, ma tu hai sempre ascoltato musica classica oppure prima ascoltavi un altro genere di musica? L'ascolti tuttora un altro genere di musica? Sì, anzi, vi devo dire la verità, io ascolto più la musica leggera che la musica classica.
ma perché queste cose, vabbè, a parte che diciamo un cantante, cioè almeno io personalmente parlo solamente della mia esperienza, mi piace più cantare che ascoltare la musica classica, però cioè comunque la musica leggera mi ispira più emozioni, e quello che comunque mi dà e più sentimenti, diciamo, al momento. Invece la musica classica per me deve essere un po' più studiata, un po' più analizzata. Però ovviamente io non l'ho, cioè da, diciamo, da ragazzino, prima che la scoprissi, diciamo, questa mia passione, la musica classica proprio per me era sconosciuta. A parte, appunto, non lo so, ho incontrato qualche volta Pavarotti su YouTube, cioè non lo so, nella home, oppure avevo sentito un concerto, ma era sconosciuta per me, come penso molti di voi. Quindi perciò col tempo... No, Chiara lo conosce, amico tuo. Sì, si vanno a mangiare insieme sempre, tutti i giorni. Quindi diciamo che col tempo l'ho scoperta, ecco così. Come, insomma, chiederei di fare a tutti voi, ecco. È una bellissima passione, ma come ti vedi tra 10 anni? Sempre nella tua carriera e musicale. E dove ti vedi? Allora, ovvio che, insomma, per studiare musica classica, ma per fare qualsiasi cosa, c'è bisogno di un grande impegno e dedizione, insomma, costanza. E certo che comunque io tra 10 anni. Vabbè, sì, diciamo tra 20 anni. Tra 20 anni. Sì, è molto oltre giovane questo. Hai figli? Sì, vabbè, perché ne vorrai? Sì. Sì, sì. Almeno un paio. No, comunque tra 10 anni, insomma, ancora cioè proprio per questo fatto, cioè proprio perché la musica, diciamo, si deve studiare, insomma, deve essere la tecnica lirica, cioè la tecnica per cantare, ma che sia musica classica o musica leggera, che sia di più, che sia di meno, che sia il solfeggio, comunque deve essere ben solido in un cantante, che sia di ogni genere. E quindi tra 10 anni, probabilmente, forse ancora studio, non lo so, mi posso vedere tra 10, 11 anni, 12 anni, non lo so, a fare qualche concerto, probabilmente. Vabbè, speriamo, noi te l'auguriamo. Io, Francesca e Chiara saremo le prime. Nel se caso ci regali che... il biglietto, però, sì, se sì, non certo. ci veniamo. E certo, il primo concerto, regala a tutti. Nel caso, Michela, ricordati di noi, ricordati di Lasagne Verdi, mi raccomando. Fammi diventare famosa. Sì, ma sì, vai, facci ascoltare un pochino qualcosa, va. E va bene, proprio come già nominato il sole mio, però vi faccio ascoltare solo la parte iniziale, dai. Vai, vai, siamo tutte orecchie. Che bella cosa, na giornata e sole, n'aria serena dopo una tempesta. Mi fermo qua, che dite? Ci hai fatto emozionare, un applauso. No, Michela, veramente brava. Questa è la parte più bassa. Stupendo. Volevo farti una domanda. Se un giorno uno dei tuoi figli ti viene a dire: papà, voglio fare il trapper, tu cosa gli dici? Allora. allora. Ho fatto un sospiro. Allora, ovviamente. Allora, prendiamo, come ho detto allora, prima, vai. La musica. Ovviamente, se oggettivamente una canzone, un brano è bello, quindi che, ad esempio, prendete come esempio le canzoni estive, no? Non mi ricordo i maggiori esponenti, vabbè, però comunque chi fa scrive le canzoni estive, il ritornello è molto accattivante, cioè tutti quanti rimangono con questo tormentone durante l'estate di qualsiasi vabbè, canzone. Vabbè, lo fanno apposta, diciamo. Sì, è apposta. E quindi oggettivamente quella canzone può avere quel ritornello bello, insomma, che ti entri in testa. Ovvio che se quella canzone è, insomma, tu vuoi fare il trapper, ho capito, tu uno è libero di interpretare la musica come vuole, quindi può fare il trapper, il candeliere, quindi non bisogna mettere veti, come anche l'ascolto della musica classica, perché vedo che molti, come avete già detto, non l'ascoltano proprio perché credono che sia noiosa. E quindi certo lo puoi fare, ci dirò sicuramente, fallo, però cerco di farlo con qualità, cioè ho capito che tu vuoi fare il trapper, però la musica... Non essere commerciale. Sì. E soprattutto non parlare di sesso, droga. Ovviamente sì, ho notato che molte canzoni, cioè molti brani si incentrano su questo. Però sarà anche il genere, dico, che forse porta a questo. Però non è detto così, perché prendiamo per esempio i rapper. Mo, vabbè, trapper, più o meno, in grandi linee, siamo lì. Prendete esempio J-Ax, Fedez, loro sì, cioè non parlavano esclusivamente di droga, sesso oppure altre cose del genere, ci sono molte canzoni che non parlano di questo, almeno agli inizi. E quindi perciò uno quando fa questa professione oppure ha intenzione di farla deve essere una persona molto creativa, almeno se scrive lui i brani, ecco.
Poi se un cantante che canta altri brani, come se un cantante lirico, come nel mio caso, certo comunque devi avere delle basi, però vabbè, insomma, come detto, la musica deve trasmettere qualcosa. Sì, ma è tutta la musica. Sarebbe bellissimo sentire padre lirico, il figlio trapper. È proprio bellissimo. Perché no? Ma un'altra domanda, tu quindi inviti i giovani, quindi i tuoi coetanei, sì, diciamo. Sì, sì, i miei coetanei. Giovane, perché diciamolo, quanti anni hai? 17. Tra poco fai mangerendo, tu inviti tanto, quindi bravo, i tuoi coetanei a iniziare ad ascoltare anche la musica classica, perché appunto non è noiosa, in quanto no, trasmette, sì, qualcosa come tutti gli altri generi. Sì, sì, bravo, avete capito bene. Sì, perché la musica classica dovete intenderla come una musica normale, cioè non dovete pensare che è una musica di nicchia, che oppure non lo so, è una musica noiosa. Basta ascoltarvi, prendetevi, non lo so, non dico tutti i brani perché ce ne sono una marea di musica antica, insomma del 1600, insomma arriviamo molto indietro. Però dico, non lo so, vi piace la Vucchella? No, non so se la conosce, probabilmente no. No, no. Ecco, non lo so, il sole Delizia, mio. Ci cos'era? Siamo molto ignoranti, Manu Ciurillo. Questa così poi condina il napoletano. Ma insomma, domani divento lirica anch'io, ve lo giuro. Ci stai sorprendendo. E insomma, poi cioè, ce ne sono tante altre. Il sole mio, va pensiero, non lo so. Prendetene una canzone che sia di musica classica, così, e ascoltatela, immedesimatevi, fatevi emozionatevi in questo senso. I tuoi genitori cosa ne pensano? Allora, partiamo dal dire col fatto che all'inizio neanche loro, cioè, insomma, sono rimasti tipo per dire cosa, insomma un po' stupiti all'inizio quando hanno scoperto, diciamo, quando abbiamo scoperto insomma questa voce. Però ovviamente mi sostengono, comunque credono in questa, insomma, in questa voce, in questo percorso. Come è giusto che sia, appunto. Sì, sì, perché io vorrei entrare nella doccia con la tua voce, te lo giuro. Entrare non sapendo cantare e poi uscendo tutta lirica. Ma tu hai le cene di famiglia, i pianti di Natale, canti, vero? Sì, sì, tutti ti mi fanno cantare, fare tutte. È bruttissimo. Allora, la vergogna, ma cioè un po' di vergogna, cioè, ma dai, sai, ormai non ce l'ho, cioè, mai passata, perché forse non lo so, tutti quanti quelli, tutti i pranzi, le cene, o cantare. Vabbè, cioè, diciamo ormai che è un allenamento. Sì, sì, è un allenamento, ma anche comunque per chi volesse, ecco. Un altro monito, insomma, per chi volesse diventare un cantante, che non sia per forza di musica classica, anche se vi consiglio di scoprire la vostra voce, fate come me, non lo so, cantate insieme a qualche no, altro. No, ci ho provato, non no, nel mio caso. In questo caso, allora, non lo so, prendete, cioè cercate di scoprire la vostra voce, cercate di cantare qualsiasi tipo di musica, ecco, insomma, dovete appassionarvi, no, perché è una cosa bella. Siamo stonate, vabbè, noi andremo ai teatri, tutti siete eleganti a guardare, ad ascoltare, sì, le opere liriche. Noi ti ascolteremo e poi dopo ci metteremo le cuffie nelle orecchie ascoltandoci qualche altra canzone. No, vabbè, scherziamo, no, no, però no, dai. Esatto. Io qualcosa lirica da andare, certo, a vedere. Ovviamente poi deve essere, sì, una cosa. Certo, certo. Cosa. Scusami, qual è la tua opera lirica preferita? La mia? Devo dire la verità, non ne ho una precisa, perché insomma ne ho cantate, diciamo, in 4 anni, una ventina più o meno, quindi... Vabbè, cioè, dai, quella che ti è emozionato di più. Allora, quella, vabbè, probabilmente non le conoscerete. Una può essere Malia, che non probabilmente, cioè sono comunque molte canzoni liriche, sì, vedo le vostre facce, insomma. Cioè, sono incentrate molte sui sentimenti amorosi, più che altro, ma ci sono anche altre, insomma, su sentimenti di, insomma, non lo so, rabbia, gelosia, insomma ce ne sono molte, trattano di molti temi. E sicuramente Malia, la Vucchella che avete sentito prima, il sole è mio. E di Malia anche vuoi farci sentire qualcosa? Dai, adesso devi farci sentire, ecco, qualcosa. Sì, faccio sentire un paio di frasi. Cosa c'era nel fior che m'hai dato? Forse un filtro, un arcano poter. Basta. Ok, domani mi sveglio lirica. Scusa, capito? Una domanda. Vado in accademia. Sì. Proprio ho un dubbio. Ci stiamo appassionando. Sì. Ma dove prendi tutto sto fiato? Allora, qui si apre, ti prego. Qui si apre un capitolo enorme sulla tecnica. Ci vuole allenamento anche in questo, sì, giusto? Sì, sì, sì. Ci vuole anche un allenamento mentale. Comunque, cioè, quello che fa un cantante lirico, come anche un cantante di musica leggera. Però, se, a mio parere, visto che insomma ho provato la differenza,
insomma, lavora un pelo in più il cantante lirico, proprio perché cioè fa un lavoro fisico di immettere e far, ecco, tu mi hai fatto la domanda dove prendo tutta quest'aria, no? E allora la situazione tecnica è un po', insomma, vabbè, se avete dai, presente, in poche parole, sì, se avete presente, non lo so, avete studiato i polmoni, no? Quindi si ispira e poi si espira. Però in questo fino a qua, momento tutto, sì, okay, vai. Tutto qua ci siamo, dai. Sì, complimenti a Chiara. Complimenti. È tutto normale, però ovviamente vi è in mezzo a questi due momenti respiratori il diaframma, che è questo muscolo che, cioè, io prima di iniziare canto lirico non sapevo neanche che c'era, vi dico la verità. Quindi cioè, diciamo, questo muscolo proprio che sta sotto i polmoni, in pratica, il quale conferisce, diciamo, una buona emissione dell'aria. Ovviamente fornisce un grande sostegno alla voce. Ecco perché, Chiara, insomma, tutta quest'aria che io prendo, devo avere anche, insomma, dei buoni polmoni. Certo, ovviamente, se non ho dei buoni polmoni non posso farlo. Però ovviamente il diaframma mi aiuta a spingere tutta quest'aria fuori, capito? Visto che noi cantiamo in apnea. Okay, quindi, Chiara, insomma, domani, capito, ci farei un tema su questa cosa. Sì, volevo, sì, farti una domanda. I tuoi amici ti stimolano, ti aiutano comunque? Perché diciamo che siamo nel ballo, sentire un ragazzo che non ha passioni come tutti gli altri, tra virgolette, ti aiutano? Allora, mi hai un po' spiazzato con questa domanda. Vabbè, ci siamo noi tre, ora sei diventata tua amica e io ti sostengo. Sì, grazie. Ovviamente, allora, partiamo col dire che comunque, come anche è stata la vostra reazione all'inizio, io mi ricordo i primi anni che voi, sì, avete scoperto, sì, insomma, diciamo, è stata, diciamo, all'inizio una reazione di stupore. Shock. Quindi, di shock. Vabbè, ma le persone che non ci ascoltano non sanno che in realtà io e Francesca Michelangelo lo conosciamo. Sì, and... sì, sì. Da 4 anni. Sì, da quando è iniziato? Da quando, perché ho iniziato, diciamo, col primo anno di liceo, ho iniziato a studiare canto lirico. Però noi l'abbiamo saputo più tardi. Sì, l'avete saputo più tardi, ho mantenuto un po' segreta la cosa, diciamo. E proprio questa, insomma, è stata la prima azione. Però devo dire la verità, comunque mi avete sempre supportato. Niente. Comunque sì, grazie, certo, grazie. Se ci sono dei buoni amici amiche, alle spalle, dai, insomma, sì. Ricordati di me comunque quando sì, sarai famosa. Che dire, grazie Michelangelo di essere stato, grazie, qui. Grazie a voi, grazie a voi per avermi Vuoi dire qualcos'altro? No, facci un'ultima. Cantaci un'ultima cosa. Dai, dai, so, dai. Una nota, una un no. Do. Fantastico. Bene, noi vi lasciamo qui e buon ascolto. Alla prossima. Alla prossima. ANG Radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Sara Consilina è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG Radio, più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico e Giovanile e del Programma Europeo di Erasmus+.